Consegnata ufficialmente nel corso di una cerimonia pubblica la presenza fra gli altri del sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e della dirigente scolastica del plesso generale Macaluso Carmen Campo, l'area attrezzata dedicata alle attività di gioco dei piccoli alunni. L'iniziativa della ditta Iseda, che ricade all'interno dell'appalto del servizio di igiene ambientale nella cittadina, ha permesso alla scuola di avere un parco giochi che si estende per una superficie totale di 100 metri quadri, dove i piccoli alunni potranno trascorrere del tempo. Sul pavimento antitrauma certificato sono stati installati diversi giochi, tra cui un'altalena doppia, un dondolo a due posti, un gioco a molla, una giostra circolare inclusiva ed uno scivolo. Una particolare attenzione è stata adottata nella scelta della giostra inclusiva. Il suo design particolare, con il tubo posto in prossimità del pollice, infatti servirà d'appoggio, aiutando l'accesso e la discesa ai bambini con funzionalità motorie ridotte, favorendo di fatto l'interazione con bambini normodotati ed educando la comunità al valore unico dell'inclusione e all'importanza dello stare insieme. Nel disporre i giochi si è tenuto particolarmente conto delle aree di pertinenza per evitare incidenti. Tutti i giochi sono realizzati dalla ditta Intergreen, leader mondiale nel settore dell'arredo urbano. I materiali impiegati rispettano le normative in materia di ambiente e sicurezza. Il legno è ricavato da foreste ecosostenibili, così come la gomma, che viene derivata da materiali di riciclo. È un momento di festa, cari bambini, perché l'amministrazione comunale e l'Iseda hanno realizzato un parco giochi e sicuramente la possibilità di vivere meglio gli spazi esterni è tutta salute per i nostri bambini. Avere la possibilità di vivere l'esterno con delle attrezzature è sicuramente un arricchimento per la crescita dei bambini. Il Ministero dell'Istruzione infatti è da un paio di anni che ci invita a usare di più gli spazi esterni. Per noi è motivo di vanto, di orgoglio e di gioia, perché nello stesso tempo raggiungiamo due obiettivi: quello di avere uno spazio giochi e quello di dotare la scuola di uno spazio giochi per poter accrescere ancora di più quelle capacità che i bambini acquisiscono non solo nei libri di scuola, ma anche vivendo in comunione e diciamo in tranquillità questi spazi.